Buongiorno ragazze e ragazzi. Allora inizio subito con il dirvi che sono vestito così, cioè ho l'accappatoio rosa perché mattina mi sono svegliato, ho fatto la doccia e quindi oggi finalmente sono pronto per vivere queste 24 ore un po' strane, un po' più diverse dal normale, perché oggi video i filtri di Instagram comandano la mia vita per 24 ore. Questo video è un video che ha fatto Chiara nel suo canale la scorsa settimana. Io ho partecipato facendo il da cameraman e tutti sotto quel video mi hanno detto fallo anche te, sarebbe super perfetto se tu lo facessi, e quindi eccoci qua. Oggi non vedo l'ora di fare tutta questa giornata strana, che sarà sicuramente migliore della norma, perché io se no sono sempre in casa a girare video, ma almeno qui giro un po'. Innanzitutto mettete like subito a questo video perché adoro il video di Chiara, ve lo lascio qua sotto nell'info box così potrete andarlo a vedere nel caso in cui ve lo siate persi. E solo in questo inizio di video, scusate ma sto morendo, c'è tutta la polvere, non so cosa sta succedendo, sto per morire, stavo dicendo, solo per questo inizio di video userò la videocamera, perché come ben sapete i filtri e i test di Instagram io tutti li usano dal telefono, quindi sapete anche che io quando faccio video fuori casa uso sempre il telefono, ma per il momento che devo stare in camera per decidere le prime cose, per farvi vedere che comunque non baro, userò la videocamera qua e il telefono così per farvi vedere poi il test, il risultato del test. Ma oggi avrò non uno ma ben due aiutanti, perché quando uscirò di casa oggi ovviamente ci sarà Diego che mi farà da cameraman misterioso, che non è poi così misterioso, ma diciamo che mi farà da cameraman figoso, mentre nel pomeriggio mi raggiungerà Chiara, perché l'ho fortemente voluta inglobare dentro questo video, dato che la challenge comunque l'ha portata lei in Italia e volevo darle tutti i crediti necessari, e poi soprattutto perché nel pomeriggio ci saranno dei test che avranno a che fare con lo shopping, e quindi chi meglio di lei per aiutarmi con lo shopping? Stavo anche per morire soffocato, basta questa polvere, che cos'è? Insomma, io inizierei subito da il primo test, che ovviamente è quello: oggi di che umore sei? Quindi io direi, per iniziare al meglio questa giornata, guardiamo come devo essere oggi, come mi sono svegliato oggi. Iniziamo. Ah, addormentato, effettivamente. Sì, quindi sono un po' tipo sonnambulo, ma perché è prestissimo e non sono abituato a svegliarmi così presto. Quindi abbiamo appurato che oggi sono un po' addormentato, ma continuerei con un nuovo test. Ovviamente io userò in questa challenge sia alcuni filtri che ha usato Chiara nel suo e sia altri nuovi, perché se no è un copia e incolla del suo video. E quindi ho trovato anche questo, cioè lei ha trovato anche questo filtro che mi ha passato molto gentilmente, How cute are you? E questo io lo metterò perché in base alla percentuale di mia cutaggine, cioè di quanto sarò carino, userò il mio trattare male oppure bene Chiara. Perfetto, chissà, ci rimarrà malissimo perché lei ovviamente non lo sa. Quindi how cute are you? Guardiamo la percentuale. 50%, ok, quindi le darò un po' uno zuccherino e poi una bastonata. Zuccherino, bastonata, adoro, io adoro questi test. Ma ovviamente mi devo vestire prima di andare a fare colazione, perché ovviamente non la farò qua in casa, ma farò scegliere qua nei filtri. E quindi userò il filtro per sapere, tra le altre cose Chiara mi ha appena scritto, adoro, userò il filtro per capire di che colore mi dovrò vestire oggi. Quindi, ma perché non parte così? Ok, dai, speriamo un colore carino. Nero! Oh, come la mia anima! Nero! Meno male, perché io tutto nero adoro! Ovviamente, ragazze e ragazzi, per fare questo filtro non è che ho barato, è che per far ripartire il colore random devo cliccare sullo schermo e per farlo rifermare devo ricliccare nello schermo. Quindi è stata solo fortuna, ma di nero allora c'ho l'imbarazzo della scelta, perché come avete ben capito e come avete visto nel mio video, quello dove vi spettegulavo un mio amore qua milanese mentre rifacevo tutto l'armadio e tutta la stanza, io ho quasi tutto esclusivamente nero. Come è venuto fortunatamente, adoro il colore nero,
Direi che non ho proprio niente di nero, niente nell'armadio. Mi posso vestire con il mio outfit preferito, con la tuta dell'Adidas, perché voglio stare comodo, dato che bisogna prepararci per stare tutta la giornata praticamente fuori e quindi non voglio impedimenti di movimento. Quindi direi di prendermi la tuta nera, questa, dell'Adidas, però i pantaloni e basta. E poi userei la felpa un po' più pesa, che è sempre così, che fa pandan, che è sempre nera, però almeno è tipo felpata dentro, dato che ultimamente fa un po' freddino. E siamo pronti, ok? Direi proprio di sì. I calzini ce li ho già qua, neri, sempre dell'Adidas, total look Adidas. Quindi adesso direi che siamo pronti per continuare con altri test, però ci spostiamo di là. Voglio iniziare con un filtro riguardante appunto la mia vita amorosa del 2020. Infatti il filtro si chiama proprio "Come sarà la tua vita amorosa nel 2020?". Adesso come lo appoggio? Lo devo appoggiare così? No, vabbè, io vi farei vedere, adoro. Iniziamo? 3, 2, 1. Come sarà la tua vita amorosa nel 2020? Via! Clicco. Inesistente. Io voglio morire. Cioè, come se già non lo sapessi io da solo. Si parte bene. Si parte bene. Mi sto già pentendo di aver fatto questo video. E ormai, dato che ci sono, voglio anche fare quale sarà il mio prossimo caso umano. Adoro, tanto ormai uno più uno meno. Iniziamo subito, via, pigio. Mammone, ma dai. Pensavo peggio, anche questo mammone. Adoro, bravo. E quindi adesso possiamo scegliere la nostra colazione, cioè la mia colazione, perché voi sapete che io ancora devo fare colazione, in realtà non la faccio quasi mai, però oggi la farò. E direi per la colazione di fare, come ha fatto Chiara, usare il test che dolce ti rappresenta. Quindi 3, 2, 1, via. Cos'è? Un milkshake con la panna? Può darsi che sia un milkshake. Ragazzi, penso di sì. Quindi ragazzi e ragazzi, ora devo convincere Diego ad uscire di casa per andare insieme a comprarmi il milkshake con la panna. Alla fragola, penso. Dove lo trovo? Potrei trovare... McDonald's? Andiamo da McDonald's. Io ovviamente mi sono già messo il giacchetto, ma adesso dobbiamo fare il test su quale fermata della metro sono di Milano per vedere dove devo andare a mangiare questo milkshake. Quindi iniziamo subito. Quale fermata sei? Che poi non so mai se li devo fermare io, si fermano da soli. Loreto. Ah, sì, c'è. Loreto, c'è. Non è vicino a Buenos Aires? Sì, c'è. Ci sono due Mac lì vicino. Due, addirittura? Sì, uno mi sembra che sia su corso Buenos Aires e uno alla fine. Ma qual è, la verde o la rossa? Perché qui... Cioè, sono entrambe. Ah, perché qui mi dà verde. Quindi, ok, fai vedere che sono Loreto. Loreto. E Loreto sia, andiamo a prendere la metro. Allora, uscita sperando di aver preso quella giusta. Dove siamo? Loreto. Oh, McDonald's. A 20 metri. Ah, perfetto. Quindi anche abbastanza vicino, adoro. Ah, ma praticamente è lì dove c'è Sephora, no? Vicino. Ah no, è qui? Qui il Mac, sì. Adoro, ci siamo di già. Quindi super milkshake. Certo, di prima mattina, anche se non è propriamente prima mattina, è un po'... Però fammi entrare. Devo prendere questo, penso che sia qua. Milkshake, fragola. Però personalizza, perché ci voglio la panna, più panna montata, ok? E quindi 1,20 euro, aggiungi all'ordine, ci siamo, conferma, tipo qualcosa, no, ok, conferma ordine. Me lo ricordavo un po' diverso in realtà il milkshake, però è tutto panna praticamente. Sì, è fragola. Voglio morire, che schifo. Ragazze, allora,
Sono tornata a casa, pensavo di non farcela perché dovevo caricare il video per oggi. Insomma, un casino che tanto voi avrete già visto sicuramente. Dovevo fare la copertina, metterci tag e tutto quanto. Ce l'ho fatta. Allora, avevo intenzione di fare anche con i test il pranzo, tipo di farmi scegliere cosa mangiare. Però ho in mente di fare invece la cena, perché per pranzo, siccome ho intenzione di non pranzare oggi, e voi direte: Cristiano, ma devi sempre mangiare, avete ragione. Ma siccome oggi poi vedo Chiara, come vi ho già detto a inizio video, che bisogna, mi dovrà aiutare poi per andare a giro per Milano per fare shopping, se ovviamente i test vorranno, bisogna girare poi anche un video per il suo canale e in cui mangeremo ovviamente. Ma voi quando vedrete questo mio nuovo video, il suo sarà già uscito da un po', e quindi lo saprete già, e quindi mangerò lì. Quindi niente pranzo per quanto riguarda i test, ma ci vedremo poi a cena. Nel frattempo vado per pubblicare il video di oggi. Ma mi è venuto in mente che possiamo fare anche un altro test nel mentre che aspettiamo. E l'avevo salvato qua, ed è una cosa tipo carina carina: che personaggio trash sei? Quindi voglio proprio vedere chi sono. Facciamolo insieme. 3, 2, 1, via. Ovviamente non parte, anzi parte, è partito. Chi sono? Alfonso Signorini. Adoro, sono l'Alfonso Signorini di YouTube per quanto riguarda il gossip, effettivamente. Adoro. Vi ho fatto anche il test trash, e il risultato, devo dire, anche azzeccato, effettivamente, parlando di gossip. Allora ragazzi, diciamo che è pomeriggio, ho lasciato Diego a casa, abbiamo girato i nostri video e sono qui con Chiara. Che devi tipo abbassare l'inquadratura, io sto cercando di stare sulle punte. Dai, sto così, non si devo vede. Devo comprare delle nuove scarpe per quando andiamo in giro insieme. È vero. Le prendo su Wish, già che ci sono. Sfida, compro tutte le scarpe con il tacco, con le zeppe. E aspetta, perché già ci avevo pensato. Mi tocca tagliare questo pezzo. Ne uscirà. Spoiler. Anyway, ve l'avevo detto a inizio video che volevo lei, proprio perché questa challenge l'ha creata lei qua in Italia. L'ho vista e l'ho rifatta. Ho detto in Italia. Okay. E quindi nel suo video, che vi ripeto, vi lascio qua sotto, nell'info box, nel caso in cui non l'abbiate ancora visto, tutti avete detto la devi fare anche te. Quindi io volevo lei, perché adesso c'è la parte dello shopping. Io accompagno te. Sì, e mi serve anche per delle riprese, la sfrutto un pochino. Ma prima di andare a fare shopping, forse non si sa. Già, perché devi chiedere, non è che decidi. Io vai. Sì, sono già lì, Merenda Starbucks, e andiamo da Starbucks proprio perché c'è il filtro. Che tipo di bevuta di Starbucks sei? Io non l'ho fatto perché non bevo caffè, quindi però tu devi assolutamente farlo. Io però sì, farlo. Perché come ben sapete ci vengo praticamente quasi ogni giorno. Andiamo da Starbucks e poi si fa subito il test. Allora, filtro drink generation, drink generator, ok. Quale drink di Starbucks sei? Sei pronto? Proviamo. Vai. Non stai dicendo nulla. Sta andando ancora. Ah, ok. Chai black tea. Che cos'è? Andiamo a vedere. Bisogna entrare, non so se in Italia c'è. Perché quello è un filtro straniero. Intanto salvo la storia. Ovvio. Andiamo a vedere se c'è il chai black tea. Se non c'è, sti cazzi. Andiamo a vedere, va. Entriamo. Sai che io non sono mai venuta in questo Starbucks. Come sono no? Sono sempre andata in quello in centro. Quello in Duomo? Sì, che non è in Duomo, in Cadorna. Ah, sì, vabbè, in Duomo. È vero, questo è più bello. Questo è lo Starbucks, vero? Io non stavo più riprendendo te, ma riprendevo i panini, renditi conto. Entriamo. Vai, vai. Guarda che secondo me non c'è, vedendo così. I tè ci saranno. Ma perché un tè? Ecco. Buonasera. Sto cercando una cosa in particolare, ma non so se esiste in Italia. Dimmi, ti aiuto io. Aspetta, mi è venuto chai black tea, non esiste? Sì. C'è chai black tea. Così va bene, Sì, va bene. Perfetto, meno male, che culo. Sei stato fortunatissimo. Ma è particolarissimo. Hai visto? E meno male che c'è
tu. Guarda che ti scotti, secondo no, me. No, è che non so se lo devo togliere. Ok. Adesso oppure no. Io. Ma toglilo, va, secondo me sì. Tanto è già arancioncino. È il momento. Speriamo sia buono. Secondo me sì. Sai benissimo che quanto... il zucchero c'è meglio. Ok, ma quanto... Ma questo è il miele che ti ha dato. Il miele è quello. E poi anche il miele. Io sono curiosa di capire se ti piacerà questa cosa. Speriamo. Sì, dai. Ma... è che oggi siamo stati troppo dolci e si rifiuta anche il miele. Madonna, è vero. Però il tè ti fa bene, dai. Speriamo sia depurativo. Assaggio in diretta di questo chai tea black. Black tea? Black tea. Non sei convinto? Acqua colorata. Ah, ok, non sa di te. Ma perché c'è ancora il bicchiere natalizio? Tra sarà oggi? Perché è tè nero, tipo scuro. Com'è? Black tea? Black tea dovrebbe nero. Essere nero. Sì. Ma non mi ti piace convince, molto. Vabbè. Meno male che c'è tipo un po' di miele ci ho messo, perché sennò però è mille zuccheri. Quindi continua a berlo. Per oggi andrà benissimo. Sì, sì, ormai lo bevo, anche perché 3,70 euro. Sì. Ma ormai siamo qui, siamo in Corso Como. Sì. Posso fare, ne approfitto per fare il test. Se devo fare shopping. Figurati. Oppure no, qua. Quindi sì o no? Dov'è? Yes or no? Sei pronta? Sì, però devi chiederlo a lui. Devo fare shopping in Corso Como? Sì o no? Ma devo pigiare? Questo sì, non va. Sì, questo non va da solo. Ok. Ma si ferma da solo? Sì, sì, no. Sì. Ma come no? Ti è venuto no? Ma è impossibile! Non mi vogliono far fare il show! È il destino! E quindi dove volevi andare? Volevo andare a vedere Chiara Ferragni, cosa c'è? No, volevo andarci anch'io da Chiara Ferragni! Aspetta, fammi salvare la storia. Ma non possiamo però aspetta, lo stesso. Guardare senza e non comprare. Andiamo, oh, perfetto! Allora, ragazzi... Corso Como abbiamo dato un'occhiatina, ma non ho comprato niente, come ben potete vedere, non ho sacchetti, nemmeno lei, quindi non l'ho fatta entrare in nessun negozio, però, sapete, prendi un taxi, fai un giro, dove siamo? Dove siamo, Chiara? Dove siamo? Monte Napoleone. Siamo a Monte Napoleone, quindi io direi... Da Bulgari in realtà, vuoi andare da Bulgari? No, sì, che ce l'ha? Io direi di fare un altro test, di sì o no? Vai. Quindi di nuovo se puoi fare shopping. Sì. Ma cosa continuiamo a chiedere? Posso fare shopping in Monte Napoleone? Sì o no? Oh, il Corso Como no, qui saranno un po' più magnanimi. Lo stai facendo, te lo stai dicendo tu da solo, sì o no? Prima o poi arriverà, sì, cavolo. Vabbè, sto un po' barando perché voglio che venga sì. Ma perché, boh, me lo merito. Ha trovato un filtro. Quale scarpa sei? E quindi quello è un segno per andare a fare shopping. Per comprare un nuovo paio di scarpe. Quindi devo avere la scusa per farlo. Non fare questo viso. Ecco, appunto. Quindi? Puoi usare quello, dai, ti autorizzo io. Visto che io ho portato questa sale, ti autorizzo io. Bravissima. Facciamolo subito. Se la queen dello shopping mi ha dato l'autorizzazione per poter comprare qualcosa qua, com'è facile. Andiamo. T'ho portato qui apposta. Andiamo con il filtro. Quale tipo di calzatura sei? Sperando che venga la scarpa che voglio. Eh no, adesso ti becchi quella che no, viene. No, aspetta però. Questo è bellissimo, ma qui non lo vendono perché mi sono venute le scarpe pesce. Sai che io le ho. Ma come le hai? Dove le hai comprate? Dire, indovina. Su Wish. Certo. Adoro, vabbè. Magari le comprerò su Wish, quindi questo me lo tengo, okay. Salvo. Però che culo, quindi ho la scusa per farne un altro. Sì, perché quelle credo che non si trovino. E dove le compro? Ma non so, fatecelo sapere se... Fatemi sapere se devo comprare le scarpe pesce e poi me le provo, magari tramite stories. Quale calzatura sono? Cosa sei? Delle ciabatte? Così? Ah, le ciabatte? Ma no, io volevo le sneakers! Però... Però
mi è venuta in mente una cosa. Dimmi. Ne posso approfittare. Ti ricordi del mio story time che ho parlato di te, che mi hai fatto la sorpresa, che mi hai regalato il cappellino del Disney Gucci? Ho già capito. Ho già capito. Potrei dai. Fare il match. Andiamo e andare a vedere, ovviamente, se ce l'hanno, però. Io già che ci sono potrei guardare con te se hanno anche il secchiellino. Perché tutti mi hanno detto, perché non hai preso quel secchiello bellissimo con topolino? Perché siamo nel mio video, tu devo fare. Ragione. Però mi stavo calando troppo nella vabbè parte. Però vedremo anche quello sicuramente. Vabbè, però lo vedremo lì. E basta, andiamo a vedere. Ma dato che ormai ci siamo, eh sì, se sono uscite le ciabatte è un segno, eh. Le voglio, ah, assolutamente, cioè non volevo quelle ma ormai le voglio, ovvio. Andiamo, dov'è? È laggiù, eccola qui. Bellissime, sono bellissime. Al momento che mi hanno chiesto l'avevo portato su. Vedi. Ci stanno larghe? Ma scusa, ho sbagliato. Non lo so, perché in realtà col calzino mi ovviamente scivola di più, no? Ora, effettivamente, però no. Non mi sembrano così larghe, eh? No. Vero? Perché? Allora. Però l'8, cioè il 9 sarebbe grande. Sì. Quindi l'8 è... Non esce nemmeno. Esce. No, sono giuste giuste. Sono giuste giuste. Non credo che ti crescerà più il piede. Quindi. No, speriamo di no. Quindi. Posso provarmi anche l'altro? Certo, assolutamente. Le amo. Sono bellissime. Proprio il cappello, starebbero benissimo. Sì. Sì. Si abbinano alla perfezione. Vai. Ragazzi, purtroppo, eccole! Vabbè, mi servivano, vedo, vero? Autoconvincimento. E mi stavano bene, cioè, l'unico paio di ciabatte del genere che non mi stanno larghe, cosa faccio? Non le compro? Ovvio che le devo prendere, poi io chiedevo a me, voi devo prenderle? Ovvio, io subito, sì, certo, prendi tutto. Lo ripeto, ci ho voluto qui apposta perché così non mi dicevi di no. Non devi incentivare. Adoro, che bello. E quindi direi, io devo ripartire. I test sono fatti per ora, per il momento, però siccome non ho fatto il pranzo, vi porterò con me a cena. Quindi devo fare il test. Che tipo di cibo sono? Ovvio. E poi vedremo, dipende da quello che verrà. Andrò a mangiare quello che esce, sperando che ci sia qualcuno, boh, magari Diego, dei miei amici. Ora poi farò un po' un sondaggino. Perché lei mi abbandona sempre. Oh. Quindi andiamo a salutare Chiara e poi ci vediamo a casa direttamente. Ciao. Io direi di andare subito a vedere il filtro, cioè il test, che cibo sei, per scoprire cosa devo mangiare. Quindi se Diego magari mi arreggi questo così, in questo sì. modo. 3, 2, 1, via. Il mio... Ah no, ora sei te. Il mio cibo preferito. Che bello. Quindi l'unico problema adesso è, posso far venire un'altra volta il corriere qua? Quindi ragazzi e ragazzi, ora non devo fare altro che mandare dei whatsappini a dei miei amici per organizzare una pizzata, per vedere se ci sono. Allora ragazzi, cosa è successo? Mi sto organizzando per andare a cena fuori per mangiare la pizza, ma sono un po' tipo perché in realtà l'ho mangiata ieri. Però non si dice mai di no alla pizza e quindi mi toccherà, diciamo così. Se diventerò un po' con la pancia, mi volete sempre bene, vero? Meno. Allora ragazzi, siamo in pizzeria e ovviamente bisogna fare il test, che pizza sei. In base a quella pizza io mangerò quella pizza. Quante volte ho detto pizza? 3, 2, 1. Ma va da solo. Ah no, lo devo rifare. Stoppa da solo. Questo da solo, sì. Che pizza è questa? Vabbè, comunque lo vedrete di qua. È una pizza normale, crudo. Era speck secondo me.
rucola, grana e tutta questa roba. Eccola, è tornata. Questa. Speriamo che ci sia. Allora, ragazze e ragazzi, vi ho richiesto alla cameriera se faceva, gli ho proprio fatto vedere il frame della mia storia, ho fatto io voglio questa pizza qua, fatto sta ho preso quella ma senza il senza la rucola perché non ce l'hanno, meno male perché la odiavo, però comunque la pizza è quella. Allora no, ho mangiato tipo una bruschetta con l'anduria, non mi riesce a levarmi la cecina che ho qua, come faccio? Io non voglio. Allora ragazzi, è un po' diversina dalla foto che vi ho fatto vedere prima, però vi assicuro, vi garantisco che è questa, quindi buon appetito a me. No raga, non potete capire, io stavo mangiando la mia pizza. Cassino! Se la aspetta tutta la vita. Adoro. Questa sì. Fa caldo. Mamma mia, che mangiate però, eh. Allora, è vero, mi sono cambiato, avete visto che al ristorante ovviamente non potevo andarci con la tuta, però ho cercato sempre di rimanere... Stavo dicendo, ho cercato sempre di rimanere in tema nero con la felpa della fila, che ok è bianca qui però è nero il resto, e poi c'avevo anche il cappellino. Direi di finire questo video, anche perché sennò è infinito, non finisce più, salutandovi con un ultimo test che l'ho trovato e è bellino e ho detto sarebbe la fine perfetta, riuscissi a trovarlo, per questo video, che è il filtro che poesia è, e quindi vi volevo dedicare appunto questa poesia, ma non lo trovo, eccolo, che poesia sei, quindi guardiamo un po', devo pigiare qui. Non permettere a nessuno di renderti triste. Nessuno vale così tanto. Alessio Tavino. Ora non so chi sia Alessio Tavino, però con questo assioma io vorrei finire questo video. Salviamo la storia, ovviamente. Elemento salvato. E quindi ricordatevi tutti, ragazzi, non permettete mai a nessuno di togliervi il sorriso. Dobbiamo ridere sempre. Cosa potete fare se non ridere con i miei video? Adoro. Allora, ragazzi, io non ce la fo più, ve lo dico tutti. Non farò mai più una challenge del genere, perché non potete capire sempre. Oh, andà in su, in giù, mangia quello, mangia quell'altro. Muoio, c'ho la panza che... Muoio oggi. Quindi per oggi è tutto. Fatemi sapere voi qua sotto tramite commento se vi è piaciuta oppure no questa challenge, quali filtri usate voi su Instagram, e soprattutto fatemi sapere se voi non riuscite a trovarli, quindi li vorreste usare, e quindi poi io vi metterò magari queste storie, ve le metterò anche sul mio profilo Instagram, così vi potrete salvare i vari filtri. Questo però solo se volete voi, quindi mi raccomando, commentate, mettete like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Vi ricordo che il video della challenge iniziale fatto da Chiara ve lo lascio qua sotto, e così potete andare a vedere anche il suo nel caso in cui non lo abbiate visto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!